L'ittero nel bambino prematuro l'80% dei neonati, nel bambino a termine il 60% ha un ittero, di questi non tutti ha un ittero patologico da essere trattati, diciamo un 36% circa ha bisogno di un trattamento fototerapico, di un ciclo anche breve. Il nostro obiettivo è quello di trattare senza allontanare il bambino troppo dalla propria mamma. Un nuovo strumento per il trattamento dell'ittero nel reparto di neonatologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta di una donazione dell'associazione Corriamo Per e del Comitato Aretino Neonatologia. L'idea è nata nel 2016 e siamo amici che si frequentano per corsa e palestra. Abbiamo deciso di fare per sfida la maratona di New York perché nessuno di noi aveva mai fatto una maratona. Nei momenti che ci trovavamo per allenarci abbiamo capito che forse dare un significato maggiore a questi chilometri percorsi a piedi poteva essere molto più interessante. Da lì la costituzione dell'associazione di promozione sociale e l'idea di organizzare ogni anno un evento collaterale alla manifestazione sportiva per raccogliere fondi. Quindi nel 2017 abbiamo destinato i fondi raccolti al Calcit, nel 2018 abbiamo fatto la maratona di Firenze, abbiamo donato al Meyer, lo scorso dicembre del 2019 siamo andati a Valencia e abbiamo raccolto 17.000 euro per la terapia intensiva neonatale di Arezzo. È stata così donata una lampada da fototerapia intensiva di ultima generazione che accorcia in maniera significativa i tempi di trattamento dell'ittero neonatale. Grazie alla banda di luce che emette abbassa il valore di una sostanza che è la bilirubina, che è quella sostanza che determina l'ittero nel neonato. L'ittero a volte può essere talmente alto che può determinare una complicanza sul sistema nervoso centrale. Questa lampada, che ha anche la caratteristica di essere doppia, cioè sia sopra che sotto, e quindi trattare a 360 gradi il corpo del neonato, accorcia moltissimo la tempistica di trattamento e quindi negli itteri gravi interviene immediatamente. Negli itteri moderati, che necessitano comunque di un trattamento, la lampada accorcia anche qui il tempo, il bambino fa un ciclo di 4-5 ore, dopodiché può tornare in camera dalla sua mamma. Non possiamo che ringraziare la comunità aretina. Il Covid ha acceso ancora di più questa generosità. Abbiamo capito che era importante che ognuno mettesse la sua parte. Anche nei giorni in cui eravamo chiusi in casa, noi riuscivamo ad avere tante risorse importanti. La risorsa più bella è la vicinanza di questa comunità.